Buonasera, buon pomeriggio a tutti e tutti. Cominciamo nella terza sessione, dopo le due sessioni plenarie di questa mattina. Mi sentite adesso? Perfetto, grazie, scusate. Io sono Nicoletta Dentico, non sono medico, non sono un addetto del settore in termini tecnici, ma da parecchio tempo mi occupo di politiche sanitarie e con molti di voi qua lavoriamo da tempo, non solo nell'ambito della pressione e dell'azione del nostro paese, ma anche sulle politiche sanitarie a livello globale, cercando di portare un po', di declinare il globale nel nostro paese, di portare anche le esperienze italiane, le grandi esperienze italiane, a partire dall'articolo 32 della nostra Costituzione che sancisce il diritto alla salute nei contesti internazionali. Io sono molto grata a Vittorio Violetto per avermi invitato a essere... Sono molto grata a Vittorio Violetto per avermi invitata a venire qui oggi. Questo è il tema, che mi appassiona da almeno 20 anni e sono particolarmente contenta di essere in questo panel internazionale. Voi sapete che appunto il G7 Salute si terrà nelle prossime ore a Milano e cominciamo da un fatto molto interessante. Ovvero sia che parlando di privatizzazione, l'unico invitato in genere al G7 Salute da diversi anni ormai è Bill Gates. Certo. Essendo l'uomo, essendo l'uomo che essendo monopolista, che da anni, da quando ha smesso di dedicarsi ai computer, ha deciso di finanziare attraverso la sua associazione filantropica la salute ed è il più grande finanziatore di programmi sanitari nel mondo, accede naturalmente da tempo a quelli che sono i circuiti molto chiusi, molto impenetrabili per noi, per le persone che sono veramente esperti di salute, che sono le sessioni appunto dei governi, che sono le sessioni, questi club elitari come possono essere il G7. E qui io lamento, tanto per cominciare la discussione, come primo elemento un po' provocatorio, perché Bill Gates risponde a se stesso sostanzialmente e in virtù della sua significativa potenza di fuoco finanziario riesce a definire quello che dà le indicazioni lui a cosa i 7 ministri della salute dei 7 paesi più industrializzati del mondo dovranno o potranno fare. Questo è un primo elemento che voglio mettere in campo. Stamattina Gianni Tognoni ha chiuso dicendo appunto che la privatizzazione è la grande malattia della salute non solo in Italia ma a livello globale. Questo è sicuramente un tratto vero, verissimo. Vi basti una seconda provocazione che lancio e poi do la parola ai miei ospiti, ai panelisti qui. Ovvero sia che voi tutti avete sicuramente sentito parlare di obiettivi dello sviluppo sostenibile, questi famosi SDGs, Sustainable Development Goals, che dovranno definire le politiche dei governi sia su scala nazionale, regionale ma anche internazionale da qui al 2030. Bene, nel campo della salute il rimedio che viene proposto e mi sembra molto pertinente rispetto poi a quello che ci diranno i nostri relatori e le nostre relatrici, la raccomandazione che riguarda la salute è quella che va sotto la denominazione di Universal Health Coverage, cioè la copertura sanitaria universale. Detto così sembra molto bello, no? È giusto che siamo tutti, abbiamo tutti la copertura sanitaria. Peccato che sotto quella parola coverage,
che corrisponde a anni e anni di negoziati internazionali all'OMS e alla Banca Mondiale. Prima ci stava la parola access, accesso alla salute universale. Coverage è una parola abbastanza ambigua e un po' speciosa, perché di fatto sottende alla copertura assicurativa e quindi al modello assicurativo proposto su scala universale per tutti i paesi. E la copertura assicurativa ce ne sono di tanti tipi, le conoscete meglio di me, ci sono quelle anche di queste coperture sociali, ci sono le organizzazioni non governative che ormai propongono programmi, diciamo, di assicurazioni sociali. È come un po' invitare tutti a pranzo intorno a un tavolo. Li invitiamo tutti davanti a una bella tavola imbandita, solo che ad alcuni direi che possono prendere tutto, dall'antipasto fino all'ammazza caffè. Alcuni invece potranno prendere eventualmente soltanto il caffè, in virtù del fatto che o perché sono disoccupati, o perché lavorano nel settore informale, o perché non guadagnano abbastanza in generale, a loro certe prestazioni non potranno essere mai veramente date come copertura garantita. E questo è particolarmente vero con patologie di cui il mondo soffre, il tumore, il cancro, ma dove se sei una donna che vende la benzina in bottiglie per le strade di Dhaka, sarai fortunata se ti danno la copertura per dirti che ce l'hai il tumore. Con il prezzo dei farmaci, una come te non ha veramente poi forse nessuno accesso a quella che sarà la terapia per curartelo, ok? Quindi questi sono alcuni degli scenari che stanno davanti a noi. Ormai in nome della copertura finanziaria, cioè di garantire che i governi sappiano fornire il finanziamento alle prestazioni sanitarie, si accetta il fatto che il modello assicurativo sia il modello principe attraverso cui questa copertura finanziaria verrà garantita. Quindi stiamo parlando del nostro presente, ma stiamo soprattutto parlando della globalizzazione di un modello che già fa acqua da tutte le parti, perché sbrindella la salute, la divide a pezzi, come abbiamo già visto questa mattina, e anche potrebbe in potenza esasperare le disuguaglianze. Allora sono un po' queste le due provocazioni con cui volevo iniziare e do la parola, ringraziando le persone che sono qui intorno al mio tavolo, un po' per la loro varietà di provenienze, di esperienze, di racconto. Vorrei cominciare con Yves Ellendorf. So che Yves e Jean Vignier faranno, diciamo, un unico intervento diviso in due, sono già organizzatissimi e per motivi di treni parleranno per primi. Yves e Jean sono due operatori della salute, sono due persone che la salute la vivono, il sistema sanitario lo vivono dal di dentro, e così dentro lo vivono che sono, come dire, organizzati anche per costruire le alternative a quello che c'è, al sistema, a un cambiamento che abbiamo, di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Yves e Jean parleranno in francese, la traduzione ce l'avrete in italiano. Per coloro che non capiscono né il francese né l'italiano, nelle cartelline dei nostri speakers, dei nostri partecipanti stranieri, ci sarà la traduzione in inglese della loro relazione.